Ciao a tutti e benvenuti su Simply Nabiki. Oggi ho finalmente un po' più di tempo per filmare il video di risposta alle famose domande che mi avete lasciato e raccontarvi quindi un po' meglio chi sono. Ho quindi deciso di mettermi comoda in versione tra virgolette da casa. Sono vestita con i jeans, non mi sono particolarmente truccata e mi sono preparata un buon tè. Io non amo particolarmente il caffè mentre adoro il tè, proprio per passare un po' più di tempo con voi come se foste qui con me e conoscerci e scambiare quattro chiacchiere anche in risposta alle domande che mi avete appunto fatto. Per non rischiare di lasciarne fuori qualcuna in particolare che magari mi avete fatto in più di una persona, me le sono addirittura stampate, come vedete, in modo da essere certa di rispondere a tutte voi. Cercherò ovviamente di fare più un discorso che metterla in versione domanda-risposta, in modo da parlare un po' più a ruota libera e permettervi anche sotto questo aspetto di conoscermi magari un po' meglio. Allora, innanzitutto, chi sono, perché è il nome del mio canale e cosa faccio nella vita, come faccio a conciliare tutto? Questa è stata una delle domande che mi avete fatto più spesso sotto quel video. Mi chiamo Elenia innanzitutto, ma questo credo che lo sappiate già tutte quante. Sono cresciuta e abito a Milano e lavoro anche a Milano. Sono una mamma che lavora, quindi nella vita ho un lavoro, credo come tutte voi o come la maggior parte di voi, che mi impegna per tutta la giornata, però sono anche mamma, quindi diciamo che il mio secondo vero lavoro comincia poi quando torno a casa. Sono mamma di due bambini, ho una bellissima bambina che è la più grande, ha quasi 4 anni, e ho poi un maschietto che invece è nato circa un anno e mezzo fa, che come potete immaginare mi impegnano tantissimo, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico, perché richiedono veramente tantissime energie. Sono infatti tutti e due piccolini e quindi richiedono molte attenzioni e molto tempo. La mia bimba si chiama Nabiki e questa è la ragione principale dietro al nome del mio canale, che si chiama Simply Nabiki in inglese, quindi semplicemente Nabiki. Questo perché quando ho iniziato anche tutta la parte, diciamo, un po' creativa per coinvolgerla in tutte le cose che facevo e quindi spendere un po' più di tempo con lei, tutto ruotava semplicemente intorno a lei nella mia vita, come penso succeda a molte neomamme che hanno magari il primo bimbo. E questa è stata un po' una sorta di dedica che ho voluto fare a lei. Sono sicura invece che chi fra voi legge anche il mio blog legato alla parte di craft and party, poi magari vi spiego anche questo, saprà che il mio bimbo invece si chiama Kien. Entrambi hanno dei nomi che non sono italiani e la ragione dietro questo è perché io sono sposata con uno straniero, sono sposata con un olandese in particolare. Nabiki è un nome che non ha origini italiane, è un nome di origine nipponica, quindi giapponese, e significa nuvoletta che fluttua. Non so se ve lo siete mai chieste. Questo è il motivo per cui anche il logo del mio canale è una nuvola, sempre in onore e per, tra virgolette, coerenza con questa cosa. Perché un nome giapponese? Beh, io ho questo nome in mente fin da quando ero ragazzina. Ho avuto la fortuna di avere mio marito, a cui piaceva anche a lui estremamente tanto il suono di questo nome. Sono appassionata di Giappone, di cultura giapponese fin da quando ero giovane, un po' per la lettura dei manga, i famosi fumetti, ma soprattutto anche per l'idea di cultura che c'è in Giappone. Mi piace molto questo connubio che hanno sempre tra bellezza e arte, quindi queste forme poetiche che si ripercuotono un po' dappertutto, dalla presentazione del cibo, le tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi mi piace veramente tantissimo. E in particolare cercavo un nome che avesse un suono che non fosse troppo straniero, quindi abbastanza facile da pronunciare anche per l'Italia, tra virgolette, ma che avesse un suono comunque particolare e dolce. E Nabiki è uno dei nomi che mi è sempre piaciuto tantissimo. Il mio piccolo invece si chiama Kien ed è un nome di origine scozzese, e in questo caso cercavamo non solo un nome che ci piacesse, ma anche un suono che fosse corto e che richiamasse un po' anche qua il concetto della bimba, ma che suonasse un po' più maschile, ovviamente. Come vi dicevo, però, nella vita non sono solo mamma, sono anche una donna che lavora e mi sono molto divertita nel leggere anche i vostri commenti su quale fosse il tipo di lavoro che in realtà faccio. È una cosa molto più semplice in realtà. Io sono un manager in un'azienda multinazionale che si occupa di biotecnologie, quindi viaggio spessissimo per lavoro e anche per ragioni personali. Quindi, come vi dicevo, sono sposata con uno straniero e quindi viaggiamo spesso per l'Europa. Parlo diverse lingue, come avete già avuto modo di vedere e di constatare anche voi e di scrivermi. Parlo molto bene l'inglese, questo perché lo uso quotidianamente per lavoro, ma anche perché è la lingua un po' che utilizziamo in casa, soprattutto per guardare la televisione, ed anzi è uno dei modi che vi consiglio per poter migliorare eventualmente questa lingua se già la conoscete, perché fa veramente la differenza. Vi siete anche accorte che parlo molto bene il francese, e questo è dovuto al fatto che io stessa ho origini metà italiane e metà francesi. Ho fatto studi scientifici, ma mi sono anche diplomata in conservatorio per organo e tastiere, quindi suono anche uno strumento e mi diverto nel tempo libero anche a cantare. Non sono una cantante o una musicista professionista, ho iniziato per passione e continuo per passione e per diletto, quindi non lo faccio
faccio come lavoro, nonostante la musica mi piaccia veramente tantissimo in ogni sua forma e in ogni sua sfaccettatura, diciamo. Adoro poi leggere, creare, tutto quello che è creativo, che è arte, quindi non solo la musica, ma anche poter realizzare qualcosa con le proprie mani, sia nella cucina, quindi biscotti, dolcetti, eccetera, ma anche appunto, come vi dicevo, a livello di crafting, che è una delle mie prime passioni, che è sfociata poi su internet con il blog che ho aperto. E cioè mi piace, mi diverte realizzare qualcosa insieme ai miei bimbi, ma anche in generale per altri bimbi, legato alle feste, a qualcosa di celebrativo e che porta allegria. Quindi generalmente mi diverto ad esempio a preparare delle tavole un po' particolari, oppure delle feste a tema in cui il tema scelto è un tema principale e tutto ruota intorno a quell'argomento, dal cibo alla presentazione del cibo, ai colori utilizzati, le decorazioni, eccetera. Quindi questa è una delle mie altre grandi passioni. Mi avete chiesto in tante come faccio a conciliare un po' il tutto tra lavoro, bambini, casa, hobby, eccetera eccetera. Non vi nascondo che è molto difficile, nel senso che mi trovo magari moltissime volte a fare queste cose la sera quando i bambini sono andati a dormire. Ho un marito adorabile che mi supporta un po' in tutte queste cose e a cui piace essere coinvolto in queste cose, quindi generalmente mi crea e mi aiuta a crearmi anche degli spazi, magari tenendo per una mezz'oretta, un'oretta i bambini in un'altra stanza, o mi aiuta banalmente anche solo a cercare le luci per filmare o le formine per i biscotti con cui voglio realizzare qualcosa di particolare, quindi mi supporta veramente tanto. E in più, in ultimo, ho anche la fortuna di avere i miei genitori qua vicino che mi aiutano anche qualora avessi necessità con i bambini durante la giornata. Quindi è un po', diciamo, un insieme di cose per cui mi ritengo una persona molto fortunata, con tanto amore vicino, e questo mi permette appunto di dedicarmi anche ad altro, non solo al lavoro. In generale però, come vi dicevo, per me è molto importante anche come persona, per rimanere serena, per trovare uno spazio mio, eccetera, dedicarmi a qualcosa che mi piace. Leggo veramente tantissimo, come vi dicevo, adoro le cose creative, mi piace supportare e vedere in altre persone questa creatività. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, anzi li ho su proprio oggi, vi faccio vedere gli orecchini che ha creato Federica, la ragazza di cui vi ho parlato in qualche video fa, che crea questi gioielli. Sono sempre ben disposta ad aiutare chi ha queste caratteristiche, chi ha questa creatività e cerca un modo per tirarla fuori, tra virgolette, per farla conoscere. Uno dei motivi principali, infatti, per cui ho aperto sia il blog inizialmente legato ai craft e ai party, ma anche poi questo canale legato al makeup e beauty, è per condividere un po' quel poco che so e soprattutto condividere questa grande passione, imparare man mano anche da voi, avere delle relazioni, delle interazioni con voi e soprattutto conoscere, informare. Il taglio che ho voluto fatti dare al mio canale, qui ci tengo a sottolinearlo, poi parleremo anche in una seconda fase magari dei prodotti che ho scelto, è proprio quello di voler essere più che altro informativo. Quando vi parlo di un prodotto, e poi magari farò una parentesi sui prodotti e perché ho scelto di parlare solo di questi specifici prodotti, ve lo dirò dopo, mi piace darvi una visione un po' informativa del prodotto a 360 gradi. Non mi piace infatti parlare delle caratteristiche che io trovo scontate, o meglio, non sono le uniche di cui voglio parlarvi. Cioè, se un ombretto è rosa piuttosto che blu, credo che siate in grado di vederlo benissimo anche da soli, e non è questo che per me fa il valore aggiunto di un prodotto. Quando si parla di makeup e beauty, è una parte altrettanto importante che molto spesso non si conosce e che può essere veramente molto interessante. Almeno questo è uno dei lati interessanti che io trovo in questo mondo, è conoscere anche tutto quello che c'è alle spalle di un prodotto: lo studio del packaging, il concept della l'azienda stessa, perché molto spesso non si conosce neanche a sufficienza il messaggio dell'azienda. E quindi darvi più che un giudizio, ovviamente io ci tengo a farvi vedere e conoscere i prodotti che ritengo anche molto validi, ma soprattutto voglio informarvi, cercare di condividere con voi le informazioni che magari ho a disposizione di un prodotto, in modo da darvi i dettagli più ampi possibili di questo prodotto, quindi non solo le caratteristiche ma anche il prezzo, le informazioni del perché una particolare collezione è uscita in un momento storico, che cosa richiama, ma quali sono i rimandi di quella particolare casa. Questo è il motivo per cui con il canale poi man mano ho iniziato anche la collaborazione con alcune aziende che sono aziende tutte della cosmesi o comunque del beauty in generale, sempre posizionati nella scelta iniziale che ho fatto del canale, cioè dell'alta profumeria. Questo per me è fondamentale, perché voglio parlarvi di prodotti che non si vedono su altri canali, di prodotti che io reputo di qualità e che sono innovativi anche per formule, per scientificità del prodotto, eccetera eccetera. Quindi ho iniziato, tra virgolette, come mi definisco io, a creare dei contenuti che fossero a 360 gradi, quindi non solo delle review ma anche parlarvi del prodotto in generale. E questo è per motivo per cui quando vi presento ad esempio nuove collezioni vi parlo anche del concetto della collezione, il messaggio che ci sta dietro, eccetera, perché trovo che siano delle curiosità
curiosità interessanti che chi ha questa passione per il make-up, quindi non solo per l'utilizzo, ma in generale proprio per il prodotto, sicuramente avrà piacere anche di conoscere, almeno questa è una mia personale opinione. La collaborazione con queste aziende avviene secondo le mie necessità, quindi non sono azioni di promozione. Ovviamente, essendo un canale di make-up e beauty, qualora ci sono i lanci dei nuovi prodotti o delle nuove collezioni, è consuetudine degli uffici, delle case cosmetiche, mandare qualche prodotto della nuova collezione per farlo vedere e per fare testare. Ma in linea di massima io innanzitutto sono una grandissima consumatrice già di mio, quindi la gran parte dei prodotti che io possiedo e che ho li compro di tasca mia, e poi generalmente appunto quando mi manca qualcosa sono io che lo richiedo alle case, alle aziende, per potervene parlare, per potervelo descrivere, perché magari sono venuta a conoscenza, l'ho provato eccetera, oppure conosco quella linea ma mi mancano alcuni prodotti e voglio invece parlarne, descriverveli, farveli vedere e conoscere a 360 gradi, come vi dicevo. Il motivo poi per cui ho scelto di parlare di prodotti di alta profumeria, e qui lo dico una volta per tutte, spero, nel senso che ho già risposto a moltissimi commenti riguardo a questo e ci tengo anche quindi a descrivervelo a voce, parlarvene a voce, è il fatto che sono i prodotti che io realmente utilizzo e utilizzo da sempre come consumatrice. Quindi fin da giovane, ovviamente a parte quando ero veramente molto giovane, quindi ragazzina, ho sempre acquistato prodotti nell'ambito della profumeria. Io preferisco acquistare pochi prodotti magari, o preferivo acquistare, adesso ho la fortuna di averne anche veramente molti, però preferivo acquistare pochi prodotti di qualità, buoni, veramente validi, piuttosto che fare una serie di acquisti sbagliati che non mi soddisfacevano in realtà veramente. E in generale, un po' perché non essendo degli accessori necessari, quindi il make-up non è una necessità, non è come il cibo che dobbiamo per forza nutrirci e avere quindi a disposizione per vivere, il make-up è assolutamente un di più, è una sorta di coccola che ci vogliamo regalare, è in realtà un regalo per me che ci facciamo, e quindi quando devo pensare a farmi un regalo preferisco ambire a qualcosa che io trovo prezioso, qualcosa che mi dà veramente soddisfazione poi avere. Come vi dicevo, sono una donna che lavora, fortunatamente ho un buon lavoro, quindi ho la possibilità anche di acquistare certi oggetti e quindi ovviamente mi concedo in questo senso di farmi dei regali, di ripagarmi con delle soddisfazioni da questo punto di vista. Non sono una persona che spende in vestiti, non sono una persona che spende in scarpe, ne ho un numero direi normale, nel senso che non sono una grande appassionata di questo oggetto, mi piacciono ma ho dei gusti molto classici, quindi non acquisto continuamente scarpe, ho poche borse a seconda delle necessità, mi piace vestire in maniera molto classica anche perché lavorando la necessità di avere sia dei vestiti di un certo tipo sobri e classici ma anche un make up, e questo è anche un altro dei motivi per cui non realizzo dei trucchi ad esempio stranissimi, e quindi il make up e il beauty in generale sono una delle mie poche tra virgolette follie per quel che riguarda le spese. Questo è il motivo principale per cui ho scelto di parlarvi unicamente o quasi esclusivamente di prodotti di profumeria, quindi di alta qualità. Nulla toglie al fatto che ovviamente anche io quando trovo un prodotto o sento parlare di un prodotto low cost che è veramente valido e che ho voglia di provare perché in quel momento magari ho una necessità particolare, come è successo per i pennelli della Elf, come è successo per il correttore di Maybelline o di Garnier, come succede per la cura dei capelli, quindi ci sono tantissimi shampoo da supermercato che sono ottimi e validi, nulla toglie appunto, come vi dicevo, che ve ne parlo in assoluta libertà e generalmente tendo a descriverli e a parlarne con la stessa cura e lo stesso dettaglio che dedico poi ai prodotti di alta profumeria. Quindi se un prodotto è buono a prescindere dal prezzo, quindi questo sicuramente, quindi non c'è un motivo per cui ne parlo magari più frettolosamente o meno bene, no, se decido di parlarne cerco di farlo al meglio e spero che questo voi lo apprezziate e che lo riscontriate. Perché ho aperto questo canale? Credo di aver già risposto in parte. Un po' è stato il bisogno appunto di comunicare e condividere questa mia passione con altre persone. Sono una persona molto estroversa per chi mi conosce nella realtà, mi piace molto il contatto e l'interazione con altre persone, quindi sicuramente non sono una persona solitaria o un po' orso come magari alcune persone per indole hanno, no, io cerco il contatto con le altre persone e l'interazione mi piace molto, ed essendo una passione ovviamente, come tutti ben sapete, quando uno è appassionato di qualcosa cerca di trasmettere questa sua passione anche verso l'esterno. Qualcuna di voi mi ha chiesto anche se ho bisogno di stare da sola ogni tanto, credo che questa sia una cosa normale per tutti, però non ho questa grossa necessità, nel senso che fortunatamente, come vi dicevo prima, all'interno della mia famiglia riesco tranquillamente a creare degli spazi miei, banalmente anche mentre ho i bambini magari che mi girano intorno nella stanza riesco comunque a truccarmi, magari è un momento tutto mio dove mi piace proprio dedicarmi quei 10, 15, 20 minuti per prepararmi, e devo dire che ho la fortuna che in casa non ho nessuno che mi impedisce
impedisce di fare questa cosa, anzi, come vi dicevo, mio marito molto spesso è proprio il primo che mi supporta e mi regala, tra virgolette, dei momenti miei, magari prendendosi cura per quella mezz'ora o un'ora dei bambini stessi. Forse l'unico momento che veramente vorrei avere da sola è quello di un bagno rilassante, che da quando sono diventata mamma purtroppo faccio soprattutto la sera tardi, quindi sicuramente molto d'atmosfera, perché riesco magari a volte a prepararmi anche le candele, un bel bagno profumato eccetera, però mi piacerebbe riuscire a farlo magari anche in alcune giornate particolarmente stressate e intense durante il giorno, ma non posso avvicinarmi alla vasca se i miei bambini sono in giro, perché vogliono assolutamente fiondarsi subito anche loro in vasca e quindi non posso fare il bagno con loro se non è il momento giusto, a meno di non volerli ovviamente tirare in vasca con me. Nonostante mi piaccia e non ho problemi a realizzare magari dei trucchi anche molto più intensi, più colorati, non sono però quelli con cui uscirei di casa. Ho un seniority per quel che riguarda l'età, come vi dicevo, ormai sono nei miei 30 avanzati e sono una donna che lavora, e per esigenze di lavoro, anche proprio per il ruolo che ricopro e in generale per l'ambiente in cui mi trovo a lavorare, non posso sfoggiare dei look troppo marcati o troppo, chiamiamoli, alternativi. E in generale anche per indole, io sono una persona molto classica, quindi mi piacciono dei trucchi che siano molto portabili. Per me il make up serve a enfatizzare, diciamo, i tratti del viso, ad esaltarli, a creare magari anche dei look un po' particolari, ma sicuramente non a colorare il viso o a mascherarmi, quindi questo è il motivo per cui non amo dei trucchi troppo forti o troppo scenografici. Spero con questo video di avervi aiutato un pochino meglio a conoscere chi sono e perché faccio questa cosa, come ho intenzione di farla e il taglio appunto che ho voluto dare in generale. Se avete dei dubbi o delle domande, ovviamente lasciatemeli pure tranquillamente qui sotto. Se ci sarà necessità e se vi piace questo tipo di video, cercherò di farne anche degli altri, rispondendo magari ad altre domande che potrebbero venirvi in mente, così come anche suggerimenti o eventuali necessità che potreste avere sul prodotto o su nuovi video. Se mi date delle nuove idee, io sono sempre molto felice. Spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Scusatemi anzi se ci ho messo un po' di tempo a realizzarlo, ma il mese di gennaio per me è stata la ripresa sia del lavoro che con i bimbi da scuola eccetera, quindi è stato un po' impegnativo, e se vi va comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!